Buonasera amici di Sportrand, dal centro sportivo Cimiano va in scena la 14ª giornata del campionato di Serie C, girone A, calcio 7 Open, di fronte facile.it contro SS Puteolana. Vediamo chi avrà la meglio. Campigli, poi il destro in porta tentato da Bresciani, palla alta non di molto, primo brivido della partita. Qui calcio d'angolo battuto dentro, la deviazione da distanza vicina, poi ancora il tiro salvato giù dalla difesa sul tentativo da vicino da parte di Bresciani. Il destro dalla distanza, la risposta attenta di Zanetti. Tanta attenzione, il destro al volo, il gol bellissimo di Dittatore, un gol meraviglioso comprato da Modica per Di Fabio, che controlla e nel rigore Di Fabio traversa piena. Martuscello aspetta l'arrivo del compagno, poi appoggia bene per Dittatore, che fa il tiro col destro, palla che esce di pochissimo, tanto SS Puteolana in possesso di palla. Il destro tentato al volo da Bresciani, qui il destro tentato e il palo colpito dal numero 7 Visentin. Tanto Modica, il sinistro e la palla in rete, un gol meraviglioso. C'è Campigli, Campigli in porta, alto, da Della Valle, palla fuori nulla. E finisce così, facile.it pareggia 1-1 con SS Puteolana e i padroni di casa si portano a quota 6 punti, gli ospiti invece salgono a quota 26. Allora, siamo qua con Nicola Trincas di facile.it. Oggi una grande prestazione, avete tenuto a testa una squadra che comunque sulla carta 20 punti in più di voi, li avete messi sotto pressione, avete creato di più, avete giocato una partita fantastica. Qual è stato il segreto oggi? Ma sta arrivando la primavera e noi sbocciamo più o meno adesso. No, vabbè, il bello è che siamo una squadra che si diverte, che gioca così per stare insieme come gruppo. La stagione è lunga, in mezzo all'anno ci sono tante difficoltà e magari non viene fuori il campionato che vorremmo, però è bello come in una serata come questa, che era un po' l'ultima dell'anno, siamo venuti in tanti, siamo venuti tutti, ci siamo divertiti e in campo si è visto. Esatto, si è visto comunque una coesione di gruppo fantastica, cioè che vi fa tenere testa comunque a avversari molto più quotati di voi sulla carta, quindi bello da vedere. E avete un messaggio, perché voi si vede giocate per divertirvi, però alla fine fate anche delle belle azioni, quindi... Ma il messaggio è che se alla fine veniamo qua e ci divertiamo, si fa un bel calcio, ci si diverte, si toglie anche qualche soddisfazione. Speriamo di rifarci anche nelle prossime partite, così oltre che divertirci in campo e far divertire chi sta guardando la partita, speriamo di toglierci qualche soddisfazione in classifica. Perfetto ragazzi. Grazie. Complimenti e in bocca al lupo per il proseguimento. Crepi lupo.